Truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Queste le accuse contestate a vario titolo alle 11 persone denunciate dalla Guardia di Finanza di Patti, che ha scoperto una frode nel settore dei finanziamenti sequestrando somme di denaro e beni immobili per un totale di circa 180.000 euro. I controlli sono scattati dopo che le fiamme gialle hanno passato a setaccio un'impresa di Gioiosa Marea attiva nel settore agricolo, che aveva percepito un contributo regionale e comunitario nell'ambito dei fondi a carico sia del programma di sviluppo rurale Sicilia, sia del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, relativo al rimboschimento di terreni agricoli. La frode ha riguardato i fondi destinati al rimboschimento di un terreno di 30 ettari a San Piero Patti, nell'area dei Nebrodi. Gli organizzatori della truffa, tutti residenti a Gioiosa Marea, avevano richiesto e ottenuto risorse finanziarie pubbliche presentando fatture emesse da soggetti che non avevano prestato alcuna attività relativa alla preparazione delle superfici destinate alla piantumazione di 24.000 alberi da destinare alla produzione di materiale legnoso. Attraverso una minuziosa attività ispettiva, gli investigatori della Guardia di Finanza hanno passato a setaccio tutta la documentazione relativa al finanziamento pubblico, riuscendo a individuare un articolato sistema posto alla base della frode, che era imperniato sull'utilizzo sistematico di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti. Tali documenti erano serviti ai responsabili del meccanismo truffaldino per giustificare agli enti erogatori, tra cui l'assessorato regionale alle attività produttive della Sicilia e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, spese in realtà mai sostenute. I costi fittizi venivano inseriti nei progetti presentati per ottenere illecitamente la concessione del finanziamento, il cui importo complessivo è risultato essere pari a circa 180.000 euro. L'attività di indagine diretta dai sostituti procuratori di Patti, Giuseppe Costa e Maria Emilia, si è conclusa con la denuncia di 11 persone ritenute responsabili e il sequestro preventivo di somme di denaro e beni immobili fino alla concorrenza dell'importo indebitamente percepito.